Il fascino eterno della mitica 500, autosimbolo dell'Italia in tutto il mondo, ha brillato grazie a 80 gioiellini tirati a lucido lungo le strade del Borgo dei Borghi e della Valtrebbia. In tanti hanno ammirato e fotografato questi capolavori senza tempo e chi frequenta il centro socio occupazionale La Tartaruga di Bobbio ha potuto anche farci un giro in anteprima. Al centro, che si occupa dell'inserimento sociale e lavorativo di persone in fragilità, è stato devoluto infatti parte del ricavato delle quote dei partecipanti alla giornata, arrivati da tutta Italia. Altri aiuti saranno consegnati a UNICEF di Piacenza e all'ANXA, Associazione Nazionale dei genitori di soggetti autistici. A organizzare l'evento, ritornato ieri dopo la pausa forzata del Covid, è stato il coordinamento di Piacenza del Fiat 500 con il patrocinio del Club Italiano. I Partecipanti hanno anche potuto visitare il paese con le guide messe a disposizione dall'amministrazione comunale, un vero successo.